Buonasera dal TG1, vincita straordinaria questa sera al Super Enalotto con una schedina di sole 4.000 lire giocata nella tabaccheria Broccoletti di Montopoli, Sabina, in provincia di Rieti. Sono stati vinti 85 miliardi e 900 milioni. Ora questo paesino di 4.000 persone è del latino chiaramente in festa, come si vede dalle immagini. Nella piazza dove già si stava festeggiando il patrono si sono subito riunite centinaia di persone. La caccia al toto fortunato è già cominciata, ma come sempre accade in queste circostanze ci si chiede se il vincitore o la vincitrice sia di Montopoli Sabina. Sentiamo le prime reazioni a caldo degli abitanti di questo paese. Ma le schedine stai giocando tanto. Io mi vedo tutto preoccupato. Tante, tante. Arriva, ho un piccolo pensiero, non ricordo niente. Non puoi individuare chi è stato. Ma è la prima volta che si vince un premio, quindi. Sì, un premio così grande, sì. È passata la turbolanza adesso, quindi sarà il vincitore sicuro, lo sappiamo domani. Chi l'ha venduta? Tu, tuo padre, tuo fratello? No, vabbè, qui oggi siamo stati io, mio fratello e la mia ragazza. Bisogna vedere chi ha vinto. Non immagini che poi. No. No, anche perché ne abbiamo giocate talmente tante che. Lei ha acquistato la schedina 4.000? L'ho acquistata, però. È sicuro? Sì. Metà no, che non è questa. Intanto il governo è al lavoro da molte ore per varare la manovra finanziaria per il 2000, una finanziaria che dopo gli anni di sacrifici prevede agevolazioni fiscali per le famiglie più povere e anche una riduzione delle tasse. È la finanziaria più leggera degli ultimi 10 anni, una manovra, ha detto il Presidente del Consiglio D'Alema, che ha come obiettivo anche la crescita. Questo è il frutto di una politica di risanamento che ha avuto risultati importanti, che ha portato, direi, strutturalmente sotto controllo la finanza pubblica e che ci consente oggi di raggiungere gli obiettivi previsti dal patto di stabilità senza lacrime e sangue. La finanziaria per il prossimo anno sarà di 15.000 miliardi, 11.000 di tagli alle spese e 4.000 di entrate extra tributarie legate alle privatizzazioni e alla vendita degli immobili pubblici. Non ci sarà nessun aumento delle tasse, anzi nel 2000 la pressione fiscale scenderà di 10.300 miliardi. La manovra fiscale non è soltanto una manovra che va a favore dei redditi delle famiglie medio-basse, quindi che ha un contenuto di equità sociale, è anche una manovra che ha un contenuto economico, di sostegno alla domanda interna, di sostegno agli investimenti, di sostegno allo sviluppo. Per quanto riguarda la previdenza, la manovra prevede poi un contributo di solidarietà per le pensioni alte, oltre 138 milioni annui, che servirà a finanziare il fondo dei cosiddetti lavoratori atipici. Il piano di riassetto di Telecom annunciato ieri da Roberto Colaninno non piace al mercato azionario. Il piano prevede la scissione parziale di Telecom che trasferirà a Tecnost il controllo di TIM, gestore di telefonia cellulare. Nonostante le nuove assicurazioni del presidente Colaninno sulla bontà dell'operazione finanziaria, oggi tutti i titoli del gruppo sono stati oggetto di grandi vendite. Ne ha risentito soprattutto il titolo Tecnost, che ha perso oltre l'11%. Olivetti ha invece lasciato sul terreno il 7,02 e meno 5,94 Telecom Italia. Per TIM, perdita più contenuta, meno 1,54%. A vendere sono stati soprattutto i fondi di investimento stranieri e italiani. Si è conclusa la visita del Presidente della Repubblica, Ciampi, in Finlandia. Il Capo dello Stato, incontrando il Presidente e il Primo Ministro finlandesi, ha insistito su due richieste. Accelerare i tempi di adesione all'Unione Europea di paesi dell'Est candidati alla prima fase di allargamento e nello stesso tempo trovare forme di ancoraggio sicuro alla prospettiva europea per gli altri paesi dell'area che al momento non possiedono i requisiti richiesti. Ciampi ha poi aggiunto che l'Italia e l'Europa potranno riprendere a crescere e ad essere competitive se sapranno investire nella ricerca, soprattutto in quella avanzata. Il Senato ha dato definitivamente via libera al voto degli italiani all'estero. L'Assemblea di Palazzo Madama ha infatti approvato definitivamente la legge di modifica costituzionale che istituisce la circoscrizione estero. Quello che si è concluso oggi positivamente al Senato è il quarto tentativo in poco più di 6 anni di modificare la Costituzione per consentire il voto all'estero.
Il ministro Dini ha definito un passo molto importante l'approvazione della legge e ha auspicato che il provvedimento possa essere operativo al più presto, fin dalle prossime elezioni politiche. D'ora in poi le giovani italiane potranno scegliere di fare il soldato, il marinaio, l'aviatore, il carabiniere o l'agente della Guardia di Finanza. Infatti il Parlamento ha approvato la legge sul servizio militare femminile. 9 gli articoli che adegueranno la nostra legislazione a quella europea e di molti altri paesi del mondo. Solo in quelli della NATO le donne soldato sono già circa 280.000. Le italiane interessate devono avere meno di 32 anni di età, ma per i primi 3 anni il limite sarà portato a 35. I regolamenti terranno conto di fattori come le pari opportunità, il diritto alla maternità e di misure per scoraggiare il nonnismo. Momenti di terrore nel napoletano per un imprenditore ostaggio per alcune ore con la famiglia di una banda di usurai legata alla camorra. L'uomo è stato anche picchiato, i suoi bambini di 4 e di 6 anni minacciati di morte. Un incubo durato 24 ore, un imprenditore sequestrato da una banda di usurai per costringere la famiglia dell'uomo a pagare un debito contratto dal fratello. Un sequestro avvenuto sotto gli occhi atterriti dei figli dell'imprenditore e della moglie minacciati di morte dai rapitori. Teatro della vicenda San Giorgio a Cremano, un popoloso comune dell'Interland. Gli strozzini, probabilmente affiliati ad un clan di Secondigliano, si sono presentati durante la notte a casa dell'imprenditore. Armati, hanno afferrato i figli dell'uomo e li hanno condotti sul balcone, minacciando di scaraventarli oltre il davanzale. L'imprenditore si è allora offerto come ostaggio. La fine dell'Odissea, davanti a questa banca, in via Mangioni, nel centro di San Giorgio, dove i sequestratori avevano dato appuntamento alla famiglia dell'imprenditore per la consegna del denaro, circa 800 milioni. Ma ad attenderli hanno trovato 15 agenti in borghese del commissariato e della squadra mobile. In manette è finito Salvatore Lucci, 39 anni, ricercati 3 complici, già tutti identificati. La vittima del sequestro è stata liberata subito dopo, era tenuta segregata a Secondigliano nell'abitazione di uno dei malviventi. Per fortuna, questa volta, ha detto padre Rastrelli della Fondazione Antiusura, l'imprenditore è riuscito a salvarsi, ma spesso vicende del genere si chiudono tragicamente. In Campania, negli ultimi 5 anni, sono state ben 170.000 le persone finite nelle mani degli strozzini. In sciopero a Parigi gli attori della Comédie Italienne provano Goldoni, ma non andranno in scena, gli incassi non sono sufficienti e dall'Italia nessun aiuto. Il nostro corrispondente. Provano Goldoni indossando maschere e costumi che arrivano dal Piccolo di Milano, regalo di Strehler e Paolo Grassi, ma Attilio Maggiulli e i suoi attori non sanno se la commedia andrà mai in scena, perché la sede della Comédie Italienne a Parigi è un piccolo teatro, 100 posti che non sono sufficienti a far quadrare i conti e a pagare le tasse. Maggiulli, il fondatore del teatro, da 10 giorni fa lo sciopero della fame e il chiasso sollevato in Francia intorno alla vicenda gli ha fatto ottenere finalmente la revisione del regime fiscale, ma non basta per ricominciare. Maggiulli si è rivolto al Ministero della Cultura italiano. Ecco, guardi nella telecamera, il ministro è una donna, Giovanna Melandri. Signore, io non so cosa dirle, in genere non ho l'abitudine, Arlecchino in genere vive tendendo la mano e chiedendo l'elemosina, non è mia abitudine farlo. Noi siamo qui da 26 anni e da 26 anni non riceviamo nessun aiuto dall'Italia. E penso che questa è una situazione che ha scandalizzato moltissimo numerosissimi italiani che vivono qui in Francia. Abbiamo ricevuto aiuti da parte di tutti, da Strehler, da Grassi, da Arpino, da Ceronetti, da Moravia, da Calvino. Calvino è stato l'istigatore della scuola, per esempio, ma dai poteri pubblici non abbiamo ricevuto soltanto che disprezzo e incomprensione. Calcio per la Champions League, stasera la Fiorentina ha pareggiato per 0-0 con gli svedesi dell'AEK Solna e la Lazio ha battuto gli sloveni del Maribor per 4-0. Siamo al tempo previsto per domani, al nord nuvoloso con piogge temporali, al centro e sulla Sardegna poco nuvoloso con piogge sul Lazio, Marche e Umbria e nord Sardegna, al sud e sulla Sicilia poco nuvoloso, temperature in diminuzione al nord, venti moderati, mari poco mossi, Tirreno, stretto di Sicilia Adriatico, mossi gli altri mari. Ed è tutto per questa edizione, la prossima 12:40 circa. Grazie per aver seguito il TG1, buona serata.